Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi vedremo un esempio di acquisizione forense fatta con Kentry.0 Quasar. Chiaramente non è un'acquisizione forense presa dall'inizio, da quando entriamo sulla scena e quando acquisiamo, guardiamo il computer, vediamo un po' come fare il boot da CD, il BIOS, eccetera, eccetera. Ma siamo già, diciamo, in fase di acquisizione, cioè Kane è già partito sul disco sorgente, sulla macchina sorgente, e quindi abbiamo già attaccato alle porte USB, per esempio, i nostri dischi sia di destinazione, che in questo caso è questo qui, il disco SDC1 USB disk di 2 giga, e questo che possiamo vedere invece è il disco sorgente, quello che andremo a copiare o a fare il file immagine e verificare con la codifica hash. Guardiamo con Kane quanto è semplice fare tutta un'operazione di acquisizione, quindi creare un file immagine DD senza scrivere nemmeno una riga di comando sulla terminal Windows, ma facendo tutto col mouse. Clicchiamo col tasto sinistro del mouse sull'iconcina del mounter, questa iconcina verde che trovate sulla destra. E qui possiamo verificare la lista dei dispositivi collegati al computer. Abbiamo il disco sorgente, l'Hexar, che se vogliamo possiamo anche montare cliccando OK, eccolo qui, con le policy di read only, no dev, no time, eccetera, eccetera, e dare un'occhiata sul suo contenuto. Chiaramente questo non è necessario ai fini dell'acquisizione. Non è necessario montare il disco sorgente al fine di acquisirlo, perché essendo un dispositivo a blocchi, noi possiamo tranquillamente acquisirlo senza toccarlo minimamente, nemmeno facendo la preview. Però c'è qualcosa che dobbiamo fare: dobbiamo montare il disco destinazione al fine di creare il file immagine che ci servirà, quindi la copia. E per montarlo non possiamo montarlo in read-only perché ci dobbiamo scrivere, quindi cliccando sul secondo tasto del mouse, il tasto destro, cambiamo la policy e la rendiamo cambiamo la policy di non più in read only ma in writable, quindi in scrivibile. Qui c'è mounter fa apparire un warning, quindi un avviso: attenzione, stiamo per cambiare la policy in maniera scrivibile. L'icona diventa rossa, rossa perché appunto ci deve mettere in allarme, nel senso che se dovessimo sbagliare e cliccare sul disco sorgente, andiamo a montarlo in maniera scrivibile e quindi comunque andremo ad alterarlo. Noi invece siamo interessati a montare in maniera scrivibile slash dev slash SDC1, che è il nostro USB disk, che è il disco di destinazione dove andremo a creare il file immagine. Clicchiamo OK. Ecco qui che abbiamo montato il disco in maniera scrivibile. Verifichiamo che media SDC1 è vuoto, e infatti è vuoto. A questo punto possiamo lanciare un'interfaccia grafica per l'acquisizione, un'abbastanza nota, che è Guy Major. Eccolo qui. Guy Major ci fa vedere di nuovo tutti i dispositivi collegati. Uno di questi, per esempio, è il nostro disco sorgente che dobbiamo duplicare. Qui possiamo anche cliccare su Info e verificare un po' le informazioni che ci sono sul disco. A questo punto passiamo ad Acquire Image. Vediamo che Guy Major ci propone tre formati: il Bitstream, il BitB, RAW DD, oppure l'Expert Witness Format, l'EWF, quello usato da InCase, oppure l'Advanced Forensic Image, l'AFF. Chiaramente scegliamo il più brutale, quello più famoso nel mondo Linux, che è appunto il RAW. L'image directory, scegliamo appunto dove andiamo a mettere questo file immagine, in media SDC1, che è il nostro disco destinazione montato in scrittura. Non ci fidiamo, andiamo a ricontrollare, effettivamente è lui che è stato montato in media SDC1 in maniera writable. Scegliamo il nome del file DD senza estensione, scegliamo l'MD5 come hash code
per la verifica che il file destinazione, il file che creeremo sia perfettamente identico all'originale, quindi l'hash deve coincidere, possiamo anche scegliere un doppio hash. Verifichiamo l'immagine dopo l'acquisizione e facciamo ok. Ecco che GameMager ci dice che l'acquisition è andata, sta andando. Mentre GameMager procede all'acquisizione, possiamo anche controllare che cosa accade nella cartella, nella directory slash media, e vediamo che sta in effetti copiando, siamo arrivati a 55 mega e così via. Nel frattempo possiamo controllare anche cos'altro c'è in K3.0, vediamo vari tool, c'è nbtempo per creare le timeline, Air, che è un'altra interfaccia grafica per fare la copia forense dei dischi. Chiaramente Air fa solo immagini in bitstream raw, non ha la possibilità di scegliere allo stato attuale altri formati come WEF o EWEF, EWF, Expert Witness Format o Format o AFF. Faccio notare che anche Air ci ho messo un po' lo zampino. Qui potremmo scegliere il disco sorgente come source e il disco destinazione, che è quello lì, slash media, slash SDC1, come il disco sorgente SDA e slash media, slash SDC1 come destinazione, e poi far partire la copia. Ma in questo caso non lo facciamo perché stiamo usando GameMager. Ecco che GameMager ha finito, andiamo a controllare che è successo nella directory. C'è tutto il file da 257 MB. Controlliamo il file exar.info e vediamo se la copia è andata a buon fine. Qui abbiamo una serie di informazioni, data, ora di inizio, di fine, eccetera, eccetera. Ma la cosa che ci interessa di più è che l'MD5 hash dell'originale e l'MD5 hash dell'immagine, cioè del file immagine DD che abbiamo creato, coincidono e quindi la copia è andata a buon fine. Ossia, questo file qui è esattamente un file bit a bit che rappresenta tutti i bit dal primo all'ultimo del disco sorgente. A questo punto possiamo chiudere il nostro Kaia, il browser, smontare il disco destinazione dove abbiamo scritto ed ecco qui, not mounted. Possiamo staccarlo, metterlo in valigia e portarlo a casa o in laboratorio dove effettueremo le analisi previa copia della copia al fine di stare sempre più tranquilli. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti!